L'agricoltore papà single Brandon Leseberg viveva a Rockport nel Missouri, con i suoi due figli. È ora di andare, replicò Brandon a Louie ed Everett. Mentre si dirigevano verso il camion, i ragazzi si fermarono per bere qualcosa dal rubinetto dell'acqua in fondo al pozzo. E quando lui si avvicinò, all'improvviso, una delle vecchie assi sulla copertura del pozzo di legno cedette. Sentendo uno schizzo e le urla di suo figlio, Brandon non ci ha pensato due volte, è saltato dentro. Andrà tutto bene, assicurò lui, che si agitava nell'acqua stringendo suo figlio al petto e dicendogli di resistere. Brandon si fece forza e per non annegare usò il tubo che correva lungo il lato del pozzo per arrampicarsi fuori. Everett, devi andare in strada e chiedere aiuto, disse Brandon. Everett, già terrorizzato, non avrebbe mai dovuto partire per la strada da solo, ma suo padre gli aveva detto di farlo, ed era un'emergenza. Everett ha corso per 100 metri fino alla strada di campagna sul retro e si è fermato ad aspettare che arrivasse un'auto. Christy e Mark McKinley stavano trasportando uno spandi con cime in città quando hanno individuato Everett. Non dovrebbe essere qui fuori da solo, disse Mark, accostandosi. Papà è bloccato in una buca, disse Everett, e condusse la coppia al pozzo. Mentre Mark ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria, Christy ha chiamato Dana Ten, che vive a solo un quarto di miglio di distanza. Afferrando una corda, Dan e suo figlio adolescente, Ryan, hanno corso lì. Stiamo mandando una corda per tirarti fuori, Dan gridò nel pozzo. Mando prima. Lui su Brandon ha richiamato. Dan trattenne il respiro perché non sapevano che anche lui era laggiù. Sforzandosi di rimanere appoggiato alle pareti del pozzo, Brandon ha usato una mano per posizionare il laggio attorno a lui. Resisti più forte che puoi, ordinò suo figlio, e Dan lo tirò su. Quando lui raggiunse la superficie, Brandon mormorò, grazie, Dio. Proprio in quel momento sono arrivati i soccorritori. Brandon stava bene, lui ha subito una frattura al costato ma è tornato presto a giocare con suo fratello al pascolo, al sicuro dal pozzo ora coperto di cemento. Non posso ringraziare abbastanza tutti per il loro aiuto, a cominciare da Everett, dice Brandon. Ci ha salvato la vita. Everett è il vero eroe, concorda Dan, siamo solo vicini e i vicini aiutano ogni volta che qualcuno ha bisogno di qualcosa.